Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Alzala, campioni d'Europa. Niente, ci siamo ridotti ragazzi a festeggiare queste cose, a utilizzare il nostro male firme che è qua che scalpita come un... Guardate il gambine come scalpita, perché c'ha voglia di firmare sti benedetti contratti che in realtà non stanno arrivando. Oramai ragazzi mi sono ridotto come Bernacca, perché oggi Bernacca si chiamava, no? Giuliacci, perché ogni mattina mi alzo e la prima cosa che faccio guardo fuori per vedere se piove. Cioè pioverà oggi, pioveranno acquisti. In realtà sti benedetti acquisti non arrivano e siamo qua così appesi. Mi avevano detto domenica arriva questo, martedì arriva niente. In realtà siamo qua ancora così appesi ad aspettare che succeda qualcosa. Però ragazzi, cioè, ci siamo ridotti a quello, capisci? Cioè, siamo ridotti a festeggiare perché non un giocatore del Milan diventa campione appunto con la propria nazionale, Alvaruccio e Camilla, ma addirittura un giocatore che non è ancora del Milan. Aspettiamo, magari succede qualcosa. Abbiamo aspettato fino adesso, c'è venuta la barba lunga mezzo metro. Aspettiamo che succeda qualcosa ragazzi. Però parlando di calcio, finalmente parlando di calcio giocato, prima notizia riguarda i nostri ragazzi del Milan Futuro, perché il Milan Futuro debutterà con Lentella la prima partita appunto del proprio campionato. Vabbè, è uscita praticamente, sono state sorteggiate tutte le squadre per il girone del Milan Futuro, Virtus Entella, poi il Milan Futuro andrà a Carpi, poi Sassari Torres, Ascoli, Rimini, eccetera eccetera eccetera. Rinnovo insomma la mia richiesta: se qualcuno di voi abita vicino a dove giocheranno i nostri ragazzi del Milan Futuro, vada a vederli per tenere altissimo la bandiera della Milan. Invece abbiamo finalmente, ragazzi, finalmente possiamo vedere la prima partita targata il Ciaba, perché notizia di pochi minuti fa, Milan Rapid Vienna, prima uscita stagionale per il Milan di Paolo Fonseca, si giocherà sabato 20 luglio alle ore 17:30 a Vienna, dove sarà possibile vederla. Sarà in diretta su Milan TV a partire dalle 17:30. Quindi ragazzi, finalmente avremo la possibilità di vedere il Milan targato Ciaba. Vediamo, no? Più che altro ovviamente poverino, non c'è lì nessuno da mettere dentro, che non so chi giocherà come punta, perché tra l'altro ho letto prima la notizia che tra l'altro il tenente Colombo, Lorenzo Colombo, il tenente Colombo dovrebbe andare in prestito, quindi non rimangono attaccanti. Siamo senza attaccanti, non so chi giocherà, ma andiamo a giocare male firme, a giocare contro il Rapid Vienna. Ma ragazzi, ma la notizia di giornata, veniamo subito al succo di questo video. La notizia di giornata è questa: Milan Morata ha detto sì. Ecco tutti i dettagli del colpo e i passaggi diplomatici che ci aspettano. La lunga attesa sta per finire, scrive Daniele Longo su calciomercato.com. Alvaro Morata va verso il sì all'offerta del Milan. La comunicazione al club rossonero è arrivata questa mattina direttamente dal capitano della Spagna, neo campione d'Europa, dopo il successo nella finalissima di ieri sera contro l'Inghilterra. Il centroavanti classe 1992 è pronto a lasciare l'Atletico Madrid dopo essere tornato nel 2022 a guidare il nuovo corso rossonero di Paolo Fonseca. Ecco i dettagli dell'accordo. Alvaro Morata tornerà quindi in Italia e sta per mettere la firma su un contratto quadriennale con opzione per il quinto, quindi non è triennale con l'opzione per il quarto, ma addirittura quadriennale con l'opzione per il quinto. Il Milan lo pagherà circa 5,5 milioni di euro a stagione, quindi non poco ragazzi, ci si punta forte. Bonus compresi, il club verserà nelle casse dell'Atletico Madrid 13 milioni di euro più tasse previste per la clausola rescissoria. Un colpo voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic, che è sceso in campo in prima persona per convincere il campione d'Europa a sposare il progetto tecnico rossonero. Guardiamo un attimo le tempistiche: Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e tutti, insomma, dirigenza del Milan
erano a Berlino e dopo aver assistito alla finale dell'Europeo sono rimasti in contatto direttamente con Alvaro Morata e il suo entourage e hanno concordato come si svilupperà i prossimi giorni. In queste ore si sta attivando tutta la macchina burocratica e anche quella diplomatica. Lo spagnolo, come detto, ha optato per il sì e vuole parlare direttamente con il presidente Cerezo, penso che si pronunci, per comunicare la sua decisione. Dall'altra parte, il Milan non vuole effettuare il pagamento della clausola senza avvisare l'Atletico per una questione di bon ton. Cioè, giustamente, prima di tirare fuori i piccioli, prima di tirarli fuori, vogliamo essere sicuri magari che Morata si sveglia e cambia idea nelle ultime ore. Tutto questo dovrebbe richiedere all'incirca 48 ore. La tempistica che possiamo stimare per il completamento dell'affare. Mercoledì, dunque, potrebbe essere la data utile per le visite mediche. Concludo semplicemente dicendovi che pare che le visite mediche per fare prima non verranno fatte a Milano, alla clinica La Madonnina, eccetera, eccetera, come diciamo come di solito succede per i nuovi acquisti rossoneri, ma pare che le visite mediche verranno svolte direttamente in Spagna, così il giocatore potrà, ha già dato l'ok, quello che scrive Longo, ha già dato l'ok, potrà fare le visite mediche in Spagna e diventare di fatto un giocatore del Milan e poi andare a fare le proprie vacanze e tornare praticamente a una settimana dall'inizio del mercato. Allora, questa era la notizia principale di oggi. Vi chiedo la cortesia, ragazzi, di lasciare like a questo video, iscrivervi al canale. Siamo a 25.128. Dai, ragazzi, che arriviamo a 25.150 in un batter d'occhio se vi iscrivete sul canale YouTube. Invece manca pochissimo per arrivare a 10.000 su TikTok. Iscrivetevi al mio profilo, lasciate like e commentate questo video se lo state guardando a TikTok. Per tutti gli altri, come vi dico sempre, rimanete qua, perché adesso, ragazzi, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Vi devo parlare di Fulkrug, vi devo parlare di Duran, vi devo parlare di Abraham, poi vi devo parlare di una grande notizia riguardo allo stadio di San Donato, poi vi devo parlare di Fonseca, perché ha applicato le proprie metodologie per evitare gli infortuni, e voi sapete quanto mi è un tema caro e incrocio le dita. E poi andiamo a vedere delle statistiche riguardo alle squadre più tifate. Bene, ragazzi, quindi pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, like e iscrizione al mio profilo TikTok se mi state guardando da lì. Amici di TikTok, voi rimanete lì, noi mi sa che andiamo avanti su YouTube, quindi venite anche voi, iscrivetevi al canale su YouTube Lollo Milanisti Official, perché andiamo avanti ancora una ventina di minuti. 1, 2, 3, sigla! Oh, concludiamo il discorso di Alvaruccio e Camilla. Allora, ragazzi, io ho fatto la battuta e ho detto: è incredibile che siamo qua ad esultare. Io ovviamente l'ho fatta come battuta, però, come tutte le battute che vi faccio su questo canale, c'è sempre un fondo di verità. Cioè, nel senso, magari io vi sparo la stronzata per farci due risate perché non sta succedendo niente. Ancora ieri qualcuno, no? Ieri ho fatto la battuta su Conte, no? Ieri qualcuno mi ha scritto nei commenti: ma Lollo, è un momento come questo e facciamo le battute. Ma sì, ma raga, ma sennò che due coglioni. Sennò parliamo sempre tutti emoji, mela merda. Almeno ci divertiamo un po'. Tanto non possiamo farci niente. Cioè, non è che se io vi do una notizia o non ve la do, il mercato del Milan cambia. Quindi a quel punto tanto vale che ci facciamo due risate e ci teniamo un po' sul morale in un momento abbastanza di M, no? Perché comunque non succede niente, allora piuttosto che piangerci addosso, fanculo, ci facciamo due risate. Allora, quindi per concludere Morata, ragazzi, vi stavo dicendo il paradosso, che l'unica cosa che ci fa divertire in questo, ci toglie delle micro soddisfazioni, non è manco un giocatore del Milan che vince l'Europeo, no! Un giocatore che forse dovrebbe, a quanto pare, diceva Longo prima, dovrebbe diventare un giocatore del Milan a breve. Quindi, ragazzi, e questo è chi ste, e ci siamo ridotti così, e che caggia fa, caggia fa, ragazzi. Allora, iniziamo a parlare appunto di tutto il resto. No, beh, per concludere Morata, raga, se dovesse venire sono contento. Ovviamente, già detto una miliardata di volte, non deve venire da solo, ma deve venire con qualcun altro. Il solo Morata da solo, tra l'altro, ieri leggevo un po' qualche commento sotto i video, no? E leggevo qualche commento e qualcuno di voi mi diceva, ha scritto in un commento un ragazzo, ha scritto: Morata mi fa cagare, Fulkrug arriva da 50 infortuni e non fa mai gol, poi Abraham non lo voglio perché arriva dall'infortunio e non fa mai gol. Hanno detto che non è vero, perché comunque Abraham la stagione qua, la prima di rompersi, aveva fatto quasi una ventina di gol. Quindi
Morata non va bene, Fulkrug non gli piace, Duran non gli piace, Sesko non gli va bene, Gyökeres non gli piace il cognome, un altro c'ha le doppie punte, l'altro non gli piace perché c'ha la moglie che non è abbastanza attraente. E chi vuoi? Io leggo io i commenti, e ogni tanto tra me e me, io vi leggo tutti ragazzi, i commenti che scrivete qua sotto li leggo tutti. E tra me e me ogni tanto penso, ma chi vorresti? Cioè, se tutti questi nomi che abbiamo... E Sesko no, e Gyökeres no, tutti non andavano bene, e la mia domanda era... allora chi vuoi? Cioè, Haaland! Cioè, chi vuoi? Harry Kane! Che tra l'altro, raga, Harry Kane! Harry Kane, ragazzi, in tutta... Anche ieri, ennesimo flop dell'Inghilterra, anche ancora ieri Harry Kane non ha vinto. Cioè, quel ragazzo lì è incredibile, che per la qualità che ha, Harry Kane in carriera ha vinto 0 titoli, ragazzi. Io e Harry Kane abbiamo la stessa quantità di titoli a livello europeo e anche nazionale, perché io non ho mai vinto né uno scudetto né una Coppa Campioni né niente. È uguale a Harry Kane. Forse l'unica cosa che ci differenzia è il conto corrente. Ma magari, raga, avere un centesimo di quello che ha Harry Kane mi basterebbe probabilmente per vivere tranquillo e farvi video tutti i giorni. Che già faccio, quindi vabbè, discorso che non sta in piedi. Allora, ragazzi, intanto, Milan. Allora, qua abbiamo tre nomi. Abram, che è il soprannome, se dovesse arrivare Abram, mi piacerebbe chiamarlo Abramo. Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa. Citazione, vediamo chi la coglie. Poi dovrebbe l'altro nome che si è uscito nell'ultimo momento è Duran, cioè Duran, ma che in realtà lo chiameremo, nel caso dove lo chiameremo Duran. E sono ancora combattuto su Fulkrug. Non mi è ancora venuta l'ispirazione. Magari ci viene oggi, dalle ore 17 alle ore 18:30 in live. Non lo so, dopo ne parleremo. Vi leggo la notizia. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan per la terza punta non molla le piste che portano a Fulkrug, Duran e Abraham. Che la Roma, perché stamattina leggevo anche questa notizia, tra l'altro, per quanto riguarda Abraham, che pare che si senta, così scriveva qualcuno, un giornalista romano, adesso non chiedetemi chi perché non me lo ricordo, scriveva che Abraham si sentirebbe in questo momento rinchiuso, no, com'è che... No, vabbè, ostaggio, ecco, non mi veniva. Ostaggio da parte della Roma, perché lui vorrebbe venire al Milan, ma la Roma, non lo so, sta facendo richieste alte di qua e di là. Non lo so, ragazzi. Ma non capisco una cosa nell'articolo del Corriere di questa mattina. Il Milan, per la terza punta, non molla le piste di Fulkrug, Duran e Abraham. Ma secondo voi, vi faccio una domanda, ma secondo voi, se il Milan prende Fulkrug... La seconda punta, secondo me, diventa anche prima punta, prima seconda punta con Morata. Prima punta Morata barra Fulkrug, seconda punta Morata barra Fulkrug e terza punta diventa Luka Jovic. Cioè, non è che, ammesso che Luka Jovic abbia rinnovato, perché io non lo so, tutti stanno andando per scontato, io non lo so, però non ho ancora visto il comunicato ufficiale. Quindi questa roba qua del Milan cerca la terza punta, e cioè terza punta vai a prendere Fulkrug, lo metti terza punta, Fulkrug arriva e ti fa il titolare insieme a Morata e via, e il nostro Ciaba si inventa un 4-4-2 sbilanciatissimo per far giocare tutti e due. No, al di là di questo, ragazzi, non capisco questa cosa. Cioè, io rimango della mia idea, cioè Luka Jovic, per quanto ha fatto il suo, non è la mia seconda punta Luka Jovic, ragazzi, ammesso che poi veramente rimanga nella rosa del Milan. Cioè, si faccia ancora parte oggi della rosa del Milan. Non è seconda punta, ragazzi. Cioè, Luka Jovic è seconda punta come conformazione di gioco, ma nella gerarchia del Milan, Morata, eventualmente Fulkrug, e terzo c'è Luka Jovic. Cioè, secondo me, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, anche perché io non è che vedo Fulkrug che arriva e si fa terza e diventa la terza scelta, o arriva Abraham e poi diventa la terza scelta. Buh, questa è la mia opinione. Allora, ragazzi, tavolo di lavoro per quanto riguarda San Siro. Occhio, ragazzi, perché finalmente, come vi raccontavo l'altra volta, c'è chi parla. C'è chi parla, non faccio nomi, che poi mi dite no, è ovvio che ti... Non faccio nomi. C'è chi parla e dice che può fare il proprio stadio a Rozzano. Non mi sto riferendo a loro, siete voi che pensate che mi sto riferendo a loro.
a Rozzano, anche il Monza può fare lo stadio Rozzano, che ne sapete? Cioè, anche la Pro Sesto potrebbe fare lo stadio Rozzano, il Rozzano potrebbe fare lo stadio Rozzano. Quindi quando dico che c'è chi fa i fatti e c'è chi invece parla, quelli che parlano dicono, potremmo fare lo stadio a Rozzano, ripeto, magari il Rozzano stesso. Invece c'è chi fa i fatti, fatti reali, e cosa succede? Mentre Milan e Inter sono alle prese, bla 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 bla, fino a questo momento, per quanto riguarda lo stadio di lo stadio di San Donato, sono arrivate le adesioni da parte della Ferrovie dello Stato, bla 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 bla, Regione Lombardia, e negli ultimi giorni è arrivata forse quella più importante, quella della città metropolitana di Milano. La richiesta di adesione era stata inviata da San Donato il 19 aprile a Regione Lombardia, bla 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 bla. In settimana è previsto il primo tavolo di lavoro tra il comune di San Donato e tutti gli enti che hanno aderito. All'ordine del giorno, ovviamente, i temi che saranno oggetto delle valutazioni più complicate: viabilità, mobilità, impatto ambientale, eccetera eccetera. Il Milan chiaramente sarà coinvolto direttamente sia nello studio che nelle soluzioni percorribili, sia in termini finanziari che per l'esecuzione dei lavori. Quindi ragazzi, fatti, non pugnette, cheat, anche questa è incredibile. Fatti ragazzi, fatti. Il Milan non fa fatti, perché a San Donato si fanno i fatti, non come a Rozzano. Voi state pensando che mi riferisco a quelli là, magari mi sto riferendo a Rozzano. Allora, permettetemi un po' di paura. E a che cosa mi riferisco? Mi riferisco a Fonseca. Rivoluzione anti-infortuni. Abbasso le mani, vi guardo negli occhi e vi lascio immaginare. Fonseca, il Ciaba, ha fatto una rivoluzione nella preparazione e non vorrà mai più casi come Maignan. Il club, il Milan di Paolo Fonseca, non avrà nuovi acquisti in questa settimana, ovviamente, perché tanto non piove, non piove mica su 50 gradi. Ma i giocatori dovranno affrontare ancora un programma di allenamenti molto intenso, con 4 sedute doppie al giorno per migliorare il ritmo e l'intensità. Nonostante ciò, il tutto è bilanciato per non portare le fibre muscolari a rottura. Ragazzi, ogni volta che si rompe una fibra muscolare non abbiamo solo una rottura della fibra, ma abbiamo anche una grande rottura di coglioni. Perché ogni volta che vogliamo fare qualcosa, una stagione, partiamo con la nostra stagione, noi, il nostro bel male firme, partiamo con la stagione, lui tutto contento, che sgambetta, che ha firmato, poi arriva metà ottobre, fine ottobre, e arriva un bordello, iniziano a farsi male tutti, quindi per piacere. Per piacere, Ciaba, per piacere, collaboratori del Ciaba, per piacere, fate sì che il Milan non gli succeda la stessa cosa che è successa negli ultimi anni. So che non avete la capacità dell'imposizione delle mani come a Sant'Antonio Conte da Napoli, però quello è un altro discorso. Ieri mi ha ammazzato un commento sotto il video di ieri che diceva: ah Lollo, adesso, perché Conte è andato a Napoli, lo pigli per il culo, e quando però lo volevi un mese fa. Ma è quello che ho detto, ragazzi! La mia presa per il culo non è per Antonio Conte, ragazzi. La mia presa per il culo era perché Antonio Conte in questo momento viene, ogni cosa che viene fatta è come se fosse considerato il nuovo santone, capito? Il nuovo guru. L'ampolla con dentro sangue di Sant'Antonio da Napoli, ragazzi. Ma ci mancherebbe, la mia ironia, ragazzi. È ironia. Ultima cosa di cui vi devo parlare, ragazzi, è uscita questa statistica. E quando escono queste statistiche dico sempre: saranno vere, non saranno vere, boh, chi lo sa. Secondo quanto riportato dal portale Zelo, perché c'è un sacco di Zelo, che analizzano i dati legati ai social, gli ascolti TV, il merchandising e altri fattori, ha fornito una stima approssimativa sulle squadre più tifate al mondo. Il Milan si colloca ottavo, con 95 milioni di tifosi. Il primo è lo United con 650 milioni di tifosi. Cioè, ragazzi, perché vi dico che questi sono numeri che non capisco? Perché comunque vada, cioè, come fai a stimare che il Milan ha 95 milioni di tifosi e lo United ne ha 650? Dove sei andato a prendere questi dati? Il Barcellona 450, poi solo inglesi fino al Milan. L'Inter con 55 milioni, mentre la Juve è tredicesima con solo 27 milioni di follower
scrivono così, ma non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Ma tutto sapete perché? Sapete perché? Perché a Rozzano non si prende. A Rozzano non si prende bene il segnale della TV. Cioè, è per quello che quelli là. Quelli di Rozzano. Non sto parlando dell'Inter. Siete voi che pensate sempre che parlo dell'Inter. Quelli là, Rozzano, non prende bene la TV, c'è un problema di antenne lì. E quindi hanno diminuito i milioni. Cioè, tutti. 40 milioni di Rozzano che abitano Rozzano non prendono bene il segnale, quindi vanno a falsare le statistiche. Ciao ragazzi, oh, forza Milan, vada via il Kill Inter, ricordatevi, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 25.150. Dai ragazzi che stiamo andando a cannone, prima cosa. Seconda cosa, ci vediamo dalle ore 17 alle ore 18.30. Oggi sono in diretta, non devo né andare da mio papà in ospedale né andare a prendere il bambino, quindi ci vediamo dopo. E basta, poi di tutto il resto parliamo dopo. Ciao a tutti, forza Milan, ne vado via il Kill Inter. Ciao.